Nell'ultimo mese, sia S24 Ultra che Pixel 8 Pro hanno ricevuto dei corposi aggiornamenti che, tra i vari aspetti, sono andati a migliorare anche il comparto fotografico. Dunque sono sicuro che anche voi, come il sottoscritto, siete molto curiosi di scoprire quale dei due, dopo vari mesi di aggiornamenti, realizza le foto e i video migliori nei vari contesti. Ma prima di iniziare, vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace al video e iscrivervi al canale. Operazioni che a voi non costano nulla, ma che mi danno davvero un grandissimo aiuto. Le caratteristiche tecniche delle fotocamere di questi smartphone sono ormai note a tutti gli appassionati, ma volendo potete facilmente reperirle in rete. Dunque, prima di addentrarci nel confronto fotografico, ci tengo solo a precisare che ho voluto mettere alla prova questi dispositivi con dei semplici punta e scatta, quindi senza regolare manualmente l'esposizione o altri parametri, così da capire quale dei due gestisce meglio le varie situazioni in totale autonomia. Negli scatti ultragrandangolari diurni si parte subito con un bel testa a testa, con la qualità complessiva che a mio avviso risulta molto simile, seppure alcuni connotati delle foto siano ben distinti. Penso appunto ai colori un po' più vivaci di S24 Ultra, che possiamo notare soprattutto nel cielo, e alla forte maschera di contrasto applicata dal Pixel, che va a scurire più del dovuto alcuni elementi, come i mattoni della torre dell'orologio. Sempre la forte maschera di contrasto del Pixel rende il dettaglio generale che osserviamo nei crop un po' artificioso, definizione che alla fine dei conti risulta più o meno pari, anche se preferisco l'aspetto un po' più morbido e meno contrastato degli scatti del Samsung. Nella gestione delle alte luci a volte si comporta meglio il Pixel e altre S24 Ultra, tuttavia possiamo notare che il Pixel soffre maggiormente di lens flare. Negli scatti ultragrandangolari a sera e di notte fa meglio S24 Ultra, che espone meglio le alte luci, mostra maggiore definizione e preserva meglio l'aspetto notturno delle scene. Certamente in alcuni contesti mostra molto rumore di fondo, ma meglio quest'ultimo dei difetti mostrati dal Pixel in questa tipologia di scatti. Pixel 8 Pro offre la possibilità di scattare ad alta risoluzione con la fotocamera ultragrandangolare. Funzione assolutamente inutile su quest'ottica, visto che sul dettaglio fine non fa meglio di quanto non riesca a fare scattando a 12 megapixel. Negli scatti panoramici realizzati con le fotocamere principali, S24 Ultra risulta più moderato nella vivacità dei colori rispetto a quando scatta con l'ultragrandangolo, pur rimanendo comunque più vivace rispetto al Pixel. Fotografie che si differenziano anche per tonalità un po' più calde sul Samsung e più fredde sull'8 Pro. Nella gestione delle alte luci vediamo nuovamente alcuni scatti in cui fa meglio il Pixel e altri in cui fa meglio il Samsung. Così come sulla definizione i due prodotti risultano molto appaiati, anche se nel complesso trovo più veritiero il dettaglio del Samsung rispetto a quello del Pixel, che viene accentuato dalla solita maschera di contrasto. Scattando alla massima risoluzione, S24 Ultra cattura molti più dettagli rispetto a Pixel 8 Pro, ma quando le condizioni di luce non sono ideali, realizza anche immagini notevolmente più scure, situazioni a cui si rimedia facilmente con due clic in post-produzione, mentre non si può dire altrettanto del minor dettaglio fornito dal Pixel, comunque buono, ma ben lontano dai 200 megapixel del Samsung. Negli scatti macro realizzati con i sensori principali è preferibile il Pixel per la maggior naturalezza e per il miglior contenimento del rumore di fondo, ma S24 Ultra lo tallona da vicino.
Le foto in condizioni di luce medio-basse mostrano un approccio molto differente, con il Samsung che mostra più rumore ma preserva le condizioni di poca luce e risulta anche più naturale nei dettagli, e il Pixel che sopprime il rumore tende a illuminare le scene e mostra dettagli anche in zone abbastanza buie, risultando però più artificioso. In modalità ritratto, Pixel 8 Pro scatta solo con il sensore principale, proponendo solo due valori di ingrandimento estremamente vicini tra loro, ovvero 1,5x e 2x, mentre il Samsung scatta 1x e 2x con il sensore principale, ma anche a 3x e 5x sfruttando le due ottiche zoom. S24 Ultra, che vince a mani basse nella categoria dei ritratti, sia per la maggior naturalezza e definizione garantite, sia per la maggior versatilità offerta dalla possibilità di sfruttare anche le ottiche zoom. Ritratti 5x che sul Pixel potete realizzare senza l'apposita modalità e che sono sicuramente più interessanti offerti da quest'ultimo, seppure la qualità generale sia comunque inferiore a quella garantita da S24 Ultra, che in questa tipologia di scatti è uno dei migliori in assoluto. In poche parole, S24 Ultra vince in questa categoria sia per i suoi evidenti meriti, ma anche per i demeriti del Pixel che in modalità ritratto esagera con nitidezza e contrasto. Le foto serali e notturne a volte risultano preferibili su S24 Ultra e altre sull'8 Pro, anche se il più delle volte trovo superiori quelle del Samsung per la miglior gestione delle alte luci, la preservazione dell'aspetto notturno e per la definizione tendenzialmente superiore, anche se ciò va a discapito del rumore di fondo, ma onestamente preferisco quest'ultimo alla maggiore artificiosità del Pixel, che comunque rimane un ottimo camera phone. Il livello di zoom più basso mostrato in primo piano dalle rispettive interfacce di scatto è il 3x sul Samsung e il 2x sul Pixel. 3x del Samsung, che fa affidamento su un teleobiettivo che, per quanto sia associato ad un sensore piccolo da 1 su 3,52 pollici, è comunque infinitamente migliore dell'ingrandimento 2x di Pixel 8 Pro, che è costretto a fare affidamento sul suo sensore principale. Dunque, nello zoom intermedio, molto meglio S24 Ultra. Le foto zoom 5x provengono per entrambi da un'ottica periscopica, e in questo caso il livello, al netto delle solite differenze cromatiche, è molto più simile, anche se effettuando dei crop e osservando il dettaglio fine, risulta quasi sempre preferibile l'elaborazione di S24 Ultra. Scattando alla massima risoluzione con i due sensori 5x, vince a mani basse Pixel 8 Pro, che in questa modalità realizza immagini molto più definite rispetto al Samsung, facendo pesare la sua maggiore apertura del diaframma. Sfruttare valori di zoom superiori al 5x torna utile in pochi contesti, e in tal caso si comportano bene entrambi. Il più delle volte è forse preferibile il Samsung, ma non mancano le occasioni in cui va ad interpolare meglio il Pixel. Gli scatti della fotocamera frontale sono migliori su S24 Ultra. Nei filmati diurni, la qualità delle immagini catturate da questi due top di gamma risulta estremamente simile. A seconda dell'ottica utilizzata e del contesto, fa leggermente meglio l'uno o l'altro. Tuttavia, trovo comunque preferibile il Samsung, poiché è meno brusco nel passaggio all'ottica periscopica 5x, oltre ad essere più versatile per via della presenza del teleobiettivo 3x e per la possibilità di passare anche alla fotocamera frontale a riprese in corso. Ma a parte questo, ribadisco che la qualità delle immagini in sé è davvero simile e a tratti migliore sul Pixel, che tuttavia, girando in 60 fps, mostra davvero tanto rumore di fondo nelle zone più scure, specie con l'ultragrandangolo.
Nei video serali, girando in 4K a 60 fps, il pixel mostra una miglior definizione nelle zone ben illuminate, mentre nelle zone più scure mostra fin troppo rumore di fondo. Situazione che migliora drasticamente girando in 4K a 30 fps, formato che in notturna assicura una miglior qualità video rispetto ad S24 Ultra, che fa meglio solo quando si chiamano in causa le fotocamere zoom. Tirando le somme su foto e video, direi che nel complesso risulta preferibile S24 Ultra, perché fa meglio a sera e notturna con la fotocamera ultragrandangolare, offre una definizione notevolmente superiore con gli scatti a 200 megapixel, realizza dei ritratti sensibilmente migliori, fa tendenzialmente meglio nelle foto serali e notturne, offre un range di zoom più vasto, una miglior fotocamera frontale e maggiore affidabilità in fase di ripresa. Pixel 8 Pro dal canto suo se la cava comunque benissimo in ogni contesto. È preferibile se vi piacciono foto panoramiche più drammatiche e dai colori più naturali. Realizza delle macro migliori, in certi contesti mostra una gamma dinamica invidiabile e realizza video migliori a sera e notturna con la fotocamera principale, a patto però di girare in 4K a 30 fps. Va ovviamente da sé che per tutte le altre situazioni non citate all'interno di queste conclusioni, il livello dei due prodotti è davvero simile e la scelta dipende per lo più dai propri gusti ed esigenze personali. A ciò aggiungo che Samsung ha fatto un balzo in avanti davvero importante in termini di qualità. Lo scorso anno, quando ho messo a confronto S23 Ultra e Pixel 7 Pro, era preferibile a mani basse il secondo per gli scatti della fotocamera ultragrandangolare e della principale, con S23 Ultra che la faceva da padrone solo sulla versatilità in ambito video. Adesso invece Google ha perso quel vantaggio che aveva su Samsung in termini di qualità delle due ottiche più ampie. Aspetto sicuramente positivo per noi consumatori, con la sfida che andrà a rinnovarsi nuovamente con l'arrivo dei Pixel 9. Detto ciò, spero che questo confronto vi sia stato utile per capire meglio le differenze in ambito fotografico tra S24 Ultra e Pixel 8 Pro. Due top di gamma che per le restanti caratteristiche sono davvero poco paragonabili. Infatti, se escludiamo anche il comparto multimediale e il supporto software, che risultano eccellenti da ambo le parti, per il resto, penso quindi a prestazioni, autonomia, personalizzazione software, ergonomia e anche prezzo, siamo di fronte a due mondi a parte, entrambi con dei pro e dei contro. Ma se volete saperne di più al riguardo, vi invito a guardare le rispettive riprove che vi lascio nelle schede finali. Arrivati a questo punto, vi ricordo che in descrizione al video vi lascio i link per acquistare i protagonisti del video odierno e supportare al contempo il canale, oltre al link per iscrivervi al mio canale Telegram, che vi consiglio di seguire a maggior ragione in questo periodo, visto che ci avviciniamo alle offerte del Prime Day del 16-17 luglio. Offerte che vi segnalo solo se realmente valide, senza bombardarvi di decine di messaggi come altri canali. Dunque iscrivetevi e tenete attive le notifiche, perché quando vi segnalo qualcosa si tratta sempre di sconti interessanti. Infine, vi chiedo come al solito di farmi sapere con un commento quale preferite e perché tra S24 Ultra e Pixel 8 Pro. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community. E un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.